Mimmo Ferretti del Messaggero, buongiorno. Buongiorno Stefano, buongiorno Gabriele, buongiorno e buon appetito a tutti, eh. Buongiorno Mimmo. Buongiorno, buongiorno. Insomma, primo acquisto di questa stagione? Chi è? Leo Castan. Pedrucci? Leo Castan. Ah, ok, vero. Sì, sì. Beh, una notizia che deve far piacere a tutti i tifosi della Roma e non, ovviamente, perché stiamo parlando di un'idoneità sportiva arrivata per un uomo che ha patito e ha sofferto e ha fatto i conti con un problema molto serio di natura, appunto, di salute, e l'ha messo alle spalle. Adesso potrà tornare a fare il suo mestiere, e quindi è una buonissima notizia per lui, per la sua famiglia, per tutti i suoi cari, e è una buona notizia anche per la Roma, questo sicuramente. Però piano, no? Nel senso che avere l'idoneità sportiva non significa che tra 15 giorni Castano è pronto a giocare, quindi andiamoci piano. Dovrà recuperare tutto il tempo perso, anche lui ha detto sono stato fermo 8 mesi, certo. Ho voglia di fare, però quando sei fermo 8 mesi c'è bisogno di, insomma, di recuperare un pochino, certo. La speranza è che possa in qualche modo cominciare con gli altri, il 6, il 10 luglio a Pinzolo, e poi da lì piano piano riprendere il suo discorso di calciatore professionista. E se lui riprende com'era, è sicuramente un ottimo nuovo vecchio acquisto per la Roma. Ma quindi pensi, Mimmo, che in difesa, specialmente per quanto riguarda i centrali, la Roma punterà su 5 giocatori, perché sarebbero 4 più 1 con Castagna, che è quello aggiunto? Facciamo un attimo i conti. Allora, Manolas non si tocca, giusto? Sì. Yang Ambiwa non si tocca, è stato comprato poi al 100% nel mercato di gennaio, e credo che a meno di un'offerta irrinunciabile resterà. Torna Romagnoli, sì. C'è Castan, Spogli è tornato a Catania, rimane Astori, che fa altre cose, sembra avere molta più credibilità in campo nazionale, parlo di nazionale, appunto, di Antonio Conte, che a Roma. Io personalmente è un difensore che non riscatterei dal Cagliari, certo se te lo regalano lo tengo, ma visto che il Cagliari non ha intenzione di regalare niente a nessuno, soprattutto quando si parla di calciatori, non farei pazzie per tenerlo, quindi insomma non siamo proprio al completo, e lì probabilmente nel caso in cui Astori non dovesse essere confermato, tenuto, qualcosa verrà fatto sicuramente. Perché su Castan non puoi contare al 100% dall'inizio della stagione, devi vedere come poi ci sarà la ripresa, appunto, dell'attività, che è comunque sempre un punto interrogativo. Si parte con delle buone premesse perché lui è sempre stato bene. Dobbiamo fare ancora una volta i complimenti al professor Maira, che ha fatto una specie di capolavoro con questa sua operazione. Però un conto è stare bene, un conto è essere pronti per giocare a pallone. Questo sì. Certo, quindi lì diciamo che dovrà intervenire la Roma. Ma in questi 18... Insomma, dovrà intervenire. Adesso le priorità sono altre. Che è quella di Nainggolan, insomma, la risoluzione della seconda metà del calciatore belga. La seconda belga. Tranche, diciamo così. Del calciatore belga, insieme a quella di Bertolacci, poi, no? Con il Genoa. Ma su Bertolacci credo che ci sia più tranquillità. Nel senso che credo che si siano un po' tutti messi l'anima in pace, soprattutto il Genoa, che ha capito che comunque il giocatore non resterà lì innanzitutto. A questo punto è quasi certo che la Roma lo riscatterà. Credo sia abbastanza certo che il giocatore poi resterà alla Roma. Da quello che so io ci sono stati dei colloqui molto intensi, molto fitti tra Walter Sabatini e il giocatore stesso, per cercare di smussare qualsiasi tipo di preoccupazione, appunto, di Bertolacci, di venire qui e di non essere comunque un giocatore di primo piano. Io capisco anche che in certi casi un direttore sportivo può dare delle assicurazioni, però poi più di tanto non può e secondo me non deve neanche dire. Cioè, Bertolacci deve essere convinto di venire a Roma, contento di venire alla Roma, sapendo che qui non farà il ragazzino di bottega, non sarà più il ragazzino che del settore giovanile, ma un giocatore fatto e finito che fa parte della nazionale, che viene da un campionato molto buono e che qui potrebbe recitare un ruolo importante in una squadra che sarà impegnata su varie competizioni, e di conseguenza ci sarà posto per tutto, a patto che lui avrà voglia di starci al 100%. Questo mi sembra il punto interrogativo veramente più grande. Non è tanto il fatto che Bertolacci verrà ripreso dalla Roma quanto questo,
che insomma getta qualche interrogativo sulla sua permanenza poi nella Roma stessa, però c'è anche tempo. Mimmo, no? In queste conversazioni che hanno tenuto amabilmente la Roma e il Genoa tra Preziosi e Sabatini, si è parlato anche di Perin e di Iago Falche? Ma guarda, questo ci raccontano, nel senso che è molto facile abbinare il nome di Perin a qualsiasi grande club che sta cercando un portiere, è molto facile anche abbinare il nome di Iago Falche a qualche grande squadra che ha bisogno comunque di rinnovare il proprio reparto offensivo. Perin è uno di quelli che io prenderei al volo, l'abbiamo detto mille volte, in epoca non sospetta. Adesso lui è stato operato sabato della scorsa settimana a Villa Stuart per altre cose, sì. E per un problema al tendine di una spalla, e dovrà restare fuori per 3-4 mesi, quindi ha preferito perdere un mese in meno anticipando l'operazione o comunque facendola durante le vacanze, quindi non sarà eventualmente un portiere pronto per l'inizio della stagione, ma a stagione inoltrata, ma questo non vuol dire niente, perché se tu prendi uno come Perin, che è un 92, lo prendi per avere un portiere a lunga scadenza, quindi è chiaro anche che potresti, come posso dire, aspettarlo un pochettino all'inizio di questa stagione. È un portiere che è bravo, ed essendo bravo costa un sacco di soldi, e Iago Falque è un giocatore che, come posso dire, è esploso in quest'ultimo campionato. Io insomma tendo un pochino a fidarmi poco di quelli che fanno bene soltanto un campionato, o comunque soltanto dopo il primo campionato uno dice cose meravigliose sul conto di questo o quel giocatore. Io vorrei vederlo ancora, come posso dire, un po' di tempo per dare un giudizio positivo o comunque definitivo. C'è intanto una curiosità, magari qualcuno l'avrà anche scoperta, perché ormai viaggiando su internet si trova di tutto. Tu sai che lui giocava nella Juventus, no? Sì. Ha anche esordito poi con la prima squadra della Juventus, solo che quando si sono trovati a dare la maglia a questo ragazzo non ci avevano la maglia col nome dietro, e allora hanno fatto un impiccio e hanno preso una maglia di Thiago, ve lo ricordate? Sì. Il portoghese che giocava con la Juve? Sì. Benissimo, hanno levato una T e gli hanno dato sta maglietta con la scritta Iago, hanno cambiato il numero, però se uno vede le foto si vede chiaramente che manca una T, che l'hanno tolta. C'è il segno, insomma, certo, no? Rimane il segno sulla maglietta. Assolutamente sì. Per dire insomma come questo ragazzo che è stato poi anche in provincia a Bari e nessuno se l'è filato, non ha fatto niente, l'hanno sbattuto da una parte all'altra, poi improvvisamente a Genova, con il Genoa, ha trovato una grande stagione. Però io aspetterei un attimo prima di dire che è un grande calciatore, sicuramente uno che ha fatto un'ottima stagione. E poi ti dovessi dire una cosa, ve la dico a tutte e due, io non so quanto serva un giocatore come quello alla Roma, che non è proprio il centravanti che io mi aspetto, è una punta esterna, una seconda punta, uno che somiglia molto per caratteristiche o ai Turbe o anche agli Aic, e quindi io non so quanto poi ti serva realmente un giocatore come Iago Falque. Beh, non è che lo prenderebbero però come centravanti, ovviamente. No, infatti, però siccome qui stiamo facendo un pochettino i conti, no? Daniele De Rossi dice che sono tutti tifosi commercialisti e fanno tutti i commercialisti a Roma, però visto che occorre anche fare un pochettino di conto, come si diceva una volta, no? Per vedere dove andare a spendere i soldi e come spenderli meglio, siccome Iago Falque è uno che probabilmente se tu lo vai a toccare e chiedono la luna, allora sì, magari è il caso intanto di prendere una Ingolanna, certo, e poi dopo di prendere un centravanti, che è quello che realmente riserva lì davanti, certo, perché non hai l'urgenza di prendere una seconda punta o comunque un attaccante esterno, perché bene o male tu ce li hai insomma quelli lì, no? La priorità è il riscatto di Ingolan oggi, entro il 25 giugno, perché ci sarà lo stop con delle compartecipazioni, mettere a posto la situazione Bertolacci e poi partire alla ricerca del grande attaccante, della grande punta o punta della punta grande, fate voi a seconda delle caratteristiche fisiche, comunque qualcuno che sia in grado di spaccare la porta e di riportare quantomeno un giocatore della Roma in doppia cifra, cosa che quest'anno non è successa ed erano esattamente 22 anni che non accadeva. Lo spascia porte, come si dice. Sì, uno spacca traverse, diciamo. Mimmo, invece Maicon? Maicon, dobbiamo capire che cosa vuole fare lui e soprattutto che cosa vuole fare il suo ginocchio. C'è sempre grande, come posso dire, disparità di vedute sul conto di Maicon e sul ginocchio di Maicon.
siamo andati avanti per mesi, segnatamente dopo la partita di Udine, probabilmente, che è quella che è del 6 gennaio, che ha segnato un pochino la fine della stagione di Maicon, non soltanto perché lui non stava bene, ma perché fu protagonista anche di qualche screzio con l'allenatore, stava in campo, ma è come se non ci fosse. E devo dire che si è sempre sperato che lui potesse tornare a giocare almeno entro la fine della stagione, sperando in una guarigione miracolosa del ginocchio. Lui ha fatto anche delle visite a Barcellona dal professor Cugat, è stato fatto, insomma, l'hanno visto un po' tutti sanno perfettamente che tipo di problema è sul ginocchio, ed è un problema di non facile soluzione, quindi le cose sono due. Lui una volta dice che vuole farsi operare, un'altra volta invece che va avanti così. Io credo che sia un giocatore su cui la Roma non debba fare affidamento, cioè la Roma deve prendere un esterno destro titolare, e poi se Maicon sarà bene sarà un giocatore in più, visto che comunque è stato rinnovato il contratto e quindi è sotto contratto con la Roma fino al 2016. Ma a partire oggi con l'idea che Maicon sia il terzino destro, chiamiamolo così, della Roma del titolare nel prossimo anno, secondo me è un errore, sarebbe un gravissimo errore pensare questo. Assolutamente la sì. Coppia Florenzi destro potrebbe bastare. Ma dove, scusa? In basso a destra. Florenzi destro? Torosidis, chiedo scusa. Ah, stavo guardando che... No, guardavo Sky, che avevano messo Perisic centravanti, è partita la ciabatta. Ah, è partita sì, Perisic centravanti non l'avevo messo. Comunque, Florenzi Torosidis. Secondo me no, ti spiego, perché secondo me lì Florenzi non dà il meglio di sé. Florenzi è sicuramente un esterno. Io, ripeto, la mia sensazione è che lui sia al top delle possibilità quando viene impiegato in un centrocampo a 5 come esterno di un centrocampo a 5, ma anche in un 3-4-3 lui secondo me potrebbe fare benissimo, ma sempre anche nel 3-4-3 nei 4 di centrocampo. Fare il difensore puro no, perché lui dovrebbe imparare e capire tante cose e andare a perdere alcune qualità che sarebbe bene che la Roma non perdesse, invece quella sua capacità di vedere la porta, quella sua capacità di dare una grande spinta, una grande, come posso dire, partecipazione proprio alla manovra della squadra, ma non partendo da dietro. Lui è un uomo di fascia. Impiegarlo da esterno basso, secondo me, insomma, non sarebbe l'ipotesi migliore. E detto questo, Torosidis è una buona alternativa, serve comunque il titolare. Sicuramente serve il titolare. Oh, Mimmo, qui Alessio Riotto, che ringraziamo, ti ha postato una foto, non solo hai un ricordo perfetto di quella vicenda di Tiago che diventa Iago con la T staccata, ma addirittura il numero, siccome Tiago aveva il 30, loro dovettero mettere una barretta gialla sulla maglia bianconera per far diventare un 8. Forse è proprio la T. È una cosa, un 38 è una roba. Vabbè, dai. Ma credimi, è una cosa. Stiamo parlando una cosa con tutto il rispetto di una squadra no, no. L'abbiamo postata comunque la foto sul profilo. Veramente incredibile. Ci vede pure che sia Orsato a Torino, Sì, si vede pure la capoccia. Ma non ci facciamo mancare niente. No, no. Però questa è cronaca, Stefano, quindi che dobbiamo? No, poi la squadra più organizzata d'Italia, assolutamente. Poi col pennarello, nero. Col pennarello lo 0 diventa 8. Molto divertente. Mimmo, ci dobbiamo. Che vorrei dire una cosa sul derby primavera, ma non tanto sul derby, posso dirla subito? Sì, al volo. O c'è la pausa? C'è la pausa, c'è, però... ma se è una cosa. Allora, facciamo la pausa, dai. Pausa, tra poco. Aspetto qui. Mimmo, eccomi. Mimmo, vai con la primavera. Primavera. No, non volevo parlare del derby. Che no, no, infatti, non assolutamente. Poi anche questa, a quei livelli è una partita che sfugge a qualsiasi tipo di emozione. No, volevo fare un salto indietro perché volevo dirlo l'altro giorno, poi mi sono sempre dimenticato. Sì. Alla Roma Spezia, sì. Alla fine della partita è stato intervistato l'allenatore dello Spezia, Giuseppe Gallo. Ex Atalanta. Giocatore dell'Atalanta, ve lo ricorderete sicuramente, in coppia, no? In coppia con Morfeo, sì. Esattamente. Messile coppia. Con la faccia proprio quella delle grandi occasioni, sì. Ha preso la rincorsa e ha detto: passa il turno la squadra che non ha meritato di passare il turno. Così, certo. Allora, la Roma ha vinto 2-0. Ha preso due pali, Marchegiani non ha fatto una parata degna di nota, e io penso che un allenatore che è del settore giovanile, se comincia a fare e a dire certe cose quando allena il settore giovanile, poi io mi immagino quello che potrebbe dire un giorno, quasi mai dovesse arrivare ad allenare una grande squadra, perché vuol dire innanzitutto non riconoscere il verdetto sportivo del campo, perché non mi sembra che la Roma avesse rubato niente,
e soprattutto tu non dai un'indicazione a quella che sono i tuoi ragazzi. Il compito di un allenatore di una primavera è quello di insegnare calcio, è un istruttore, è un allenatore sì, ma è soprattutto qualcuno che ti deve aiutare a crescere, a capire se tu puoi fare da grande la professione di calciatore. E se tu cominci ad avere il tuo allenatore che a 15, 16, 17 anni ti dice sono passati loro, ma hanno rubato, me li davamo noi da andare avanti e non si sa bene poi per quale motivo, io credo che non si faccia il bene proprio del movimento del calcio giovanile. Lo volevo dire perché mi ha dato molto fastidio, sì. E lo dico dopo una partita vinta dalla Roma in maniera pulitissima, netta, insomma, anche se devo dire che tornando a quella partita lì, ho visto un paio di giocatorini. Uno lo prendo subito per la prima squadra dello Spezia, l'esterno destro nigeriano Nura. Sì, lo diceva prima, forse il migliore esterno del campionato primavera in assoluto è stato. Ma io penso sia uno dei migliori giocatori a livello primavera che ci siano oggi in circolazione. Sì. Cioè io non capisco come faccia un ragazzo così a giocare, con tutto rispetto, con lo Spezia, che voglio dire è il primo anno che fa delle cose buone a livello giovanile. Voi sapete che lo Spezia ha eliminato i giovanissimi nazionali della Roma dalla posizione. Sì, c'è un gran lavoro fanno. Guarda, Mimmo, mi dice Daniele Luciani, che come al solito è informatissimo, che il presidente dello Spezia ha un'academy in Nigeria, proprio sua, che ha creato. Sì, ma poi tu devi sapere una cosa, che il presidente dello Spezia è uno degli uomini più ricchi d'Italia. Sì, infatti ha fatto diversi ospedali e poi ha adottato i cose. Ha creato questa Academy e da lì hanno preso sia Sadiq che Nura. Sadiq, il centravanti, che momenti ammazza Calabresi, ha cercato di uccidere Calabresi, però sì, per fortuna non c'è riuscito. Però mi sembra di categoria, no? Forse sì. O Caga, sì, quando faceva la primavera. Tu vedi giocare Okaka e dici questo sarà il futuro campione del mondo e vincerà tre palloni d'oro. Perché era talmente più grosso, è vero, no? Era un animale, non si teneva. Perché l'altro ragazzo, l'esterno, è uno che c'è da fare proprio a giocare a pallone. E, insomma, giocava esterno destro, se non mi ricordo male, potete chiedere a Daniele Luciani se ha fatto 9 gol in campionato da terzino destro. Insomma, voglio dire, che proprio non fa il terzino destro, ma fa tutto un altro mestiere. Allora, tante volte, no? Quando uno dice il terzino destro, l'esterno destro, le cose, no? Io penso che qualche cosina di buono ci sia anche in circolazione in Italia, sebbene al settore giovanile, che tu puoi prendere, valutare, crescere, non lo so. Poi dopo, il settore giovanile della Roma è diviso in due, io non so mai chi ricordo, se a Bruno Conti o se a Sabatini o a Massara, non lo so. Però, insomma, quelli sono due ragazzi che mi hanno impressionato moltissimo. Molto più... Fatemelo dire di qualcuno della Roma, questo fatemelo dire, con grande rispetto della verità. Quasi tutti fuori ruolo, specialmente gli esterni, perché Paolelli, che non ha giocato, poi insomma non è proprio un terzino ma un difensore centrale, lo stesso De Santis uguale. Vabbè, comunque, poi dopo avremo domani modo, se avrete voglia, e maniera di parlare anche del derby. Speriamo che ci vada di parlare. Domattina saremo io e te, dipende dal risultato. Dai, un trionfo. Saremo io e te un tête à tête. Neanche la dottoressa Gattoni, Catuan? No, perché facciamo... Sabato va al mare, va a fare la quarta. No, perché deve andare alle 3, sì, esatto. Tonetto alle 13 va via. Va a fare la lucertolona. Se non okay, bene. Per cui saremo io e Mimmo Ferrecci. Senti, Jackson Martinez e il fondo Doyen va al City. Rispondo. Pensa se va al City, io mi faccio delle risate. Allora, col oddio, fondo Doyen. Io guarda, ti giuro, impassivamente. No, ma per la comica, stanno lì a Oporto, ormai che si sta anche bene, per carità, da una settimana. Questo va da un'altra parte, è meraviglioso. Allora, una classifica delle cose che vi farebbero più, diciamo, popolo di noi italiano, a rodere il culo. Ah, ecco, sì. Ecco già. Innervosito. Cosa mettiamo? Jackson Martinez al Milan? O Nainggolan alla Juve? Ma Nainggolan alla Juve, Juve. Ma a me di Jackson Martinez se mi frega giusto. Spero che ne venga uno forte pure a Roma, per carità. Che belle cose. Cieco aperto però, Che cosa, un locale? No, non fa lo spirito. No, aperto. È vero. Non mi chiamo. Però Ignazio, ha parlato di un'offerta. Cioè lui non guadagna tanto. Ma aperto, sì. Ma non è. Sì. L'amichetto nostro ci pega 70 righe con questa cosa, dai. Senti un po', ma lui guadagna tanto, c'è offerte rinunciabili. Ho capito, Però lui. Insieme i soldi che hanno preso destro, Iaici, Turbe, Dumbia, Borriello. Lo sai che c'è piavi? Ibrahimovic c'è piavi. Sì, però ma magari spalmati negli anni. Sì, certo. Assolutamente. Però dico, uno importante lo devi portare. Assolutamente. A me mi parrebbe molto importante, perché pure di Dzeko sento parlare ogni tanto come fosse... Gran pippa? No, però insomma a me pare uno forte Dzeko. Dzeko l'abbiamo scoperto anni fa, te lo ricordi Stefano, quando faceva coppia con i Ibisevic all'Offenheim. Che bella coppia che erano. Ed erano due...
Che palle, ma sta macchina la metti sempre. Ecco. Ci sentiamo apre la gara. Apre la gara. Apre la gara. Ciao Mimmo. Cioè, è vera quella. Ma davvero mi sarei sì, dicendo. Successe, no? Furono due fenomeni dell'Inter che andarono a trattare Platini. La stazione. Dice, ci vediamo apre la gara e lo stanno ancora aspettando alla stazione. Per trattare Platini, che ovviamente andò a Juventus. Giustamente. Anche perché l'avvocato parlava francese. Facciamo benino. Entrare il nostro amico, dai. Mimmo, eccolo qua. Fermate le rotative. Tutti fermi, tutti. Ultima ora, Milan, Ibrahimovic. Nulla di vero sul mio ritorno in rosso-nero. Ho parlato con Galliani, ma non credo che lascerò il Paris Saint-Germain. Aveva ragione, Stefano. Ma dai, è qualche elezione che sta da qualche parte. Non ci sarà un consiglio circoscrizionale. Tutte le formazioni già fai. Io rido come un maglione. Rischio di ridere come un maglione. Veramente. Come un maglione, benissimo. Le famose risate dei maglioni. Ma Ibrahimovic andò a venire alla Roma, scusate se metto il dito nella piega. No, ti ricordi che c'è una collega svedese, no? Collega di Zia Antoni. Esatto, come se Zia Antoni intervistato da un giornale, che ne so, giapponese, capitano. Francesco Totti per me farebbe bene a giocare al Toronto Wizard. Sì, certo. E improvvisamente tu Totti al Toronto Wizard. Sì, c'è il titolo sul giornale. I giornali di Toronto che fanno le interviste a Zantoni, lo chiedono, lo chiamano. Non è detto no? Che non lo farò, però lo voglio fare su Napoleone. Con i giapponesi potevi fare un casino. Napoleone, quello che gioca in Grecia. dico. Amico mio, proprio col Giappone ci ha accampato di rendita proprio. Ammazza. Fatto pure la cucina quella con tutti gli option, diciamo. Per altri tempi. La cucina con gli option. Pensavo parlassi di Salvatore Schillaci. Che dobbiamo fare? Che fu uno dei primi. Quindi allora, Nainggolan, ancora no. Olè. Bertolacci. Olè. Jackson Martina. Diego aperto, ma ancora non si sa quanto aperto. Che dobbiamo c'è fare? L'IPT è messa su strada per quanto riguarda. No, se a parte gli scherzi, faccio una domanda a te da vecchio cronista, ma Pogba può valere davvero 100 milioni d'euro? Sì. No, io sono con Platini. Cioè, in questa follia di mercato, sì, però Platini ha detto non c'è giocatore al mondo che possa valere 100 milioni. Insomma, 100 mi sembrano tanti. No, pensa c'è, perché Bale, pensa, c'è stato un giocatore sì, che valeva 100 milioni. Sì, infatti poi si è visto, insomma, che non è che poi li valesse tutti. No, io tra l'altro a questo qui... Parlare male di Pogba sembra una bestemmia, è un grande giocatore, però mi pare ancora uno che tra qualche gigioneggiata, qualche cosa. Cioè, uno. Io mi ricordo con Conte un paio di volte. Conte sono entrato in campo e c'è mancato l'ho mandata a quando ti alleghi ultimamente. Sì, ma quando ti fa il tacchetto a metà campo e ti fa beccare contro me, dice, ma uno con quel. Tu non puoi, non ti puoi proprio permettere. No, ma la domanda vera è: nella Juventus è stato più decisivo Pogba o Tevez? No, beh, che Tevez. Domanda. Questo è il punto. Un anno fa poi addirittura Vidal fu più deciso di tutti. Quindi insomma sì, Pogba è un grandissimo calciatore, uno che sta bene, uno che fa tante belle cose, ma è uno che diciamo è uomo squadra, è uomo simbolo, forse lo diventerà. Sì. O forse perché intorno c'era grandi calciatori, che ne so, come Marchisio, come Pirlo, che magari un pochino vi facevano ombra sotto questo aspetto, ma insomma Pogba deve ancora crescere. E leggere che se scatena un'asta a 80 al Manchester City, però no, la Juventus ne vuole 100, no, beati loro che possono fare questi discorsi, ma 100 sono veramente tanti. Ma ti faccio anche un'altra domanda, caro Stefano. Dimmi. In virtù delle tue vecchie frequentazioni a tinte torinese, ma la Juve secondo te fa bene o farebbe bene a cacciar via tutti e ripartire da zero, o deve continuare con questa squadra e vedere di mettere dei pezzettini al posto giusto? Ma è una bella domanda questa. Ci sono state, ti ricordi una volta ne parlammo con Sensi? Assolutamente. Quanto si era pentito, no? Dopo lo del vecchio Candelà. Preso sì dall'entusiasmo, dall'euforia, promesso a tutti, cioè ha promesso a tutti prima dello scudetto, dopo lo scudetto, ovviamente, giustamente anche, no? Si fece pure due conti. E l'abbiamo detto anche a proposito dell'operazione pazzesca che l'Inter avrebbe potuto fare cedendo Cambiasso, aiutatemi chi era quell'altro, una cifra, forse lo stesso Milito al Real Madrid. Milito, era Diego Milito. Il principe Milito, ma già Bernal. Ma già parliamo di più di 100 milioni di euro d'offerta. Adesso mi hai detto Milito, faccio un piccolissimo inciso perché io poi sono maleducato e intervengo. Lo sai che la Roma è stata sul punto di prendere Milito prima che lui tornasse al Genoa? Come no? Ma è stato proprio lì. E la Roma ci ha pensato troppo
L'ha preso il Genoa gettando il contratto al di là della porta. Sì, proprio Capozucca. Sì, era finito. Esattamente. Proprio e quello appartiene alla categoria del più grande rimpianto o uno dei più grandi rimpianti dell'allora direttore sportivo della Roma, che ora lavora da un'altra parte. Sì. E quello, la Roma avesse preso Milito, probabilmente avrebbe, adesso no, ma insomma per qualche anno avrebbe sicuramente pensa che da quel giorno, Mimmo, hanno praticamente chiuso il box dei contratti. Esatto, sì. Hanno messo una rete sopra perché Capozucca non fa scappare le farfalline agli uccelletti, fece proprio canestro perché io ecco per tornare alla tua domanda, dico che a livello forse loro la tentazione, io credo che una cosa che rischi nella loro ottica, perché dai, ne sarei ben felice, che rischia di evitargli di fare quello che andrebbe fatto, quella è una squadra che andrebbe rifondata, cioè rinnovata profondamente. Vale la pena continuare con Tevez? Vale la pena continuare con Pirlo? Chi non vale so. La pena continuare con altri calciatori che hanno dato già probabilmente tutto il quello massimo, che potevano dare? Io terrei solo, però temo che la finale di Champions li freghi, nel senso, dice, se finale di Champions, se integriamo, no, questa rosa, riusciamo chissà fa che, invece secondo me quest'anno... Dai, anche lì i problemi ci stanno, nel senso che volevo fare questo discorso per arrivare a un'altra conclusione, cioè la Juve probabilmente non manterrà compatta la squadra che quest'anno ha sfiorato il triplete, no? Quindi probabilmente dovrà in qualche modo ricominciare, non con una nuova guida tecnica come è successo nella passata estate, ma direttamente con un'altra squadra. Dico probabilmente questo perché Barzagli è usurato e l'abbiamo visto tutti che probabilmente lo reggerà un altro campionato. Pirlo ha una certa età, Pogba se capita l'occasione non saranno 100, tra 80 e 90 lo vendono. Certo. Tevez è uno che credo che a Torino abbia dato tutto quello che poteva dare, magari non ha più voglia, quindi a rigor di logica noi dovremo vedere una Juventus nuova, quindi una Juventus che avrà bisogno in qualche modo di ricostruirsi. Allora io dico, quale occasione migliore per la Roma per allestire una grande squadra e cercare di competere con una squadra che probabilmente, almeno questo spinge e suggerisce a pensare a logica, non sarà così resistibile come lo è stata fino a qualche settimana. Cioè, mi sembra che ci sia un'occasione, non dico storica, ma comunque un'occasione importante per andare a costruire una squadra che sia molto vicina a quella che sarà la nuova Juventus, perché per forza di cose la nuova Juventus sarà diversa rispetto a quella che ha giocato fino a qualche settimana fa. No, l'occasione c'è sicuramente, insomma, poi... Anche perché se è vero che il Milan arriva nei soldi degli olandesi, probabilmente un colpo effetto lo faranno, e di certo non fanno il colpo effetto in difesa, lo sappiamo tutti perfettamente. L'Inter che tipo di squadra farà? Andiamo a vedere le altre grandi. C'è la possibilità di mettere a posto Sarri a Napoli? Farà così bene come ha fatto a Empoli, subito pronti via? Beh, un po' non lo so. Higuain resterà? Difficile. Se cominciano intanto a riscattare Nainggolan e prendere poi un grande centravanti, insomma, no? Si comincerebbe in maniera abbastanza caruccetta, dai. Dire proprio di sì. Conto che la luce si spegnò, ci sentiamo domani. Grande Mimmo. Se Dio vuole. Ciao Mimmo. Ciao, ciao Mimmo. Ciao Pedro. Ciao. Ciao.